Ciao ragazzi, che bello rivedervi, bentornati su ODP. Nuove cams, nuove intercooler per la Mini da GP Garage, un punto di riferimento per tutti coloro i quali amano la Mini. Io sono uno di quelli, l'ho scoperto anche voi. Con Matteo Gualandi e i suoi collaboratori abbiamo reso la cuperina ancora più appetitosa, più cattiva in alto. Lo scopriremo grazie a queste nuove cams montate. E ti racconto questo video, l'esperienza fatta nell'officina di GP Garage, che è durata poche ore, ma io te la racconto a modo mio, con stile, attraverso una chiacchierata che tu prendi appunti e scrivi con penna. Tanta passione sul marchio, tanta passione dalla prima serie, l'R53 in poi, che li ha portati ad avere veramente tanta esperienza. Non vi faccio perdere altro tempo, vi chiedo solo di iscrivervi al mio canale, è fondamentale per me la crescita, serve per supportare il canale, per voi è un click, è un attimo, a me fate un regalo grandissimo. Mettiti le cuffie, mettiti sul divano, lasciami un like e buona visione. Che ne pensi? Faremo qualche cavallo in più? Se l'esperienza non mi fa sbagliare, sì. Non sono i cavalli che mi interessano tanto. Migliorerà a livello di guida con questa, diciamo, coppia e con questa spinta a regimi un po' più alti? Sì, notevolmente, perché ti troverai che dai medi regimi in alto la macchina sarà molto più pronta, più cattiva. Quindi ecco, anche quello ti aiuterà a far sì che non tanto i cavalli in più, che non saranno per forza 30 cavalli in più, si parla di 10 cavalli in più, 15 cavalli in più nel migliore dei casi, ma proprio quella spinta in più in alto che ti farà apprezzare di più quando andrai a farti il tuo giro in montagna, in pista, così. Perché la 53 si guida alta di giri. Esatto, sotto vai a fare la spesa. Ok. 14 anni che ho aperto. Quindi noi siamo, diciamo, dedicati al mondo Mini in tutto e per tutto, dal racing, dove abbiamo fatto 7-8 anni di competizione a livello nazionale, fino al tagliando della Mini Standard, che comunque il cliente ce l'affida per il classico tagliandone che fa anche l'officina generica. Quindi si copre dall'esperienza stradale basilare fino a progetti molto più complessi, delle macchine racing, da 500 cavalli, cambi sequenziali, cioè si è fatto, diciamo, tutto quello che si poteva inventarci su Mini, anche come sovralimentazioni, utilizzo di carburanti tipo l'etanolo, cioè bene o male si è fatto un po' tutto quello che ci veniva in mente, anche perché il brutto e il bello del mondo Mini è che se te vuoi fare la classica Mini stage 1, stage 2, stage 3, c'è tutto, di varie marche, te scegli cosa ti piace, metti su e il risultato sai già cosa viene fuori. Però se te ti dici ok, ma io non voglio 270, 280 cavalli come tutti gli altri, perché voglio affrontare un campionato in pista che mi permette di andare ben oltre, cosa posso fare? Cosa compro? Niente, è quello che ci siamo detti noi nel 2013, perché cosa si compra? Non esiste nient'altro. E quindi si è cominciato noi a costruire. Dunque, abbiamo fatto il test in quarta marcia, come facciamo solitamente sulle Mini 6 marce. 221 cavalli, 258 Nm. Ora incominceremo lo smontaggio della Mini per installare le nuove cam con un'alzata più pronunciata che prediligerà la resa ai regimi medi e alti. Siamo già arrivati alla prima fase dello smontaggio, abbiamo già rimosso l'intercooler e il coperchio valvole ed ora andremo a mettere in fase il motore prima di rimuovere la cam presente in questo momento. Qui dietro continuano a smontare, noi andiamo a vedere le differenze tra il vecchio e il nuovo intercooler. Diciamo, negli anni abbiamo, con l'esperienza del lavoro, perché quella te lo fai solamente lavorando, riesci un po' a scegliere anche come fornitori quelli che secondo te, ecco, sono i più giusti per quell'intervento, per quelle marche. Diciamo che cerchiamo per quanto possibile di avere i prodotti, quelli che vanno per la maggiore, sempre disponibili. Chiaramente ci sono dei momenti che magari tutti vogliono un determinato intercooler oppure delle cam,
che anche se ne hai 10 in magazzino ti vanno via, quindi noi abbiamo degli arrivi settimanali e si cerca di stare al passo anche con tutti gli ordini. Ovvio che poi c'è l'elemento che viene ordinato una volta ogni 2 anni e quello si prende su ordinazione, perché chiaramente sennò sarebbe impossibile avere tutto sempre disponibile. Eccoli qua, fammi capire le differenze. Allora, la differenza, questo era quello che c'era fino a stamattina sulla tua vettura e questo è quello che andremo a montare, che è un Airtech. Si monta sempre sulla stessa posizione dell'originale, non è un frontale, che nel tuo caso di una stradale non avrebbe nessun senso. Mm-hmm. Praticamente la differenza abissale qual è? Intanto che questo qua, specialmente nel tuo caso che hai tolto anche il materiale superiore del cofano, sì, non hai più nessun tipo di convogliatore, quindi questo non ha niente, l'aria entra da qua, che qui abbiamo la nostra pressa d'aria del cofano, e praticamente passa sopra e basta, perché non c'è niente che la indirizzi verso il basso. Giusto. Poi questi qua, che sono di fascia molto economica, hanno il problema che la massa radiante è un po' di qualità scadente, quindi cosa succede? Magari alla prima accelerata uno ha tutta la potenza che ha la sua vettura. Mm-hmm. Già dalla seconda, terza volta che si stendono le marce, la temperatura dell'aria va alle stelle e la macchina inizia a togliere anticipo, quindi cala anche di potenza. L'unica cosa, se ora fa freddo si nota un po' meno, però certo, ecco, d'estate le R53 soffrono, perché già la posizione dell'intercooler, che è sopra il motore e quindi sotto abbiamo un forno che scalda, mm-hmm, e quindi già non aiuta. E poi se uno mette un intercooler che è quasi peggio dell'originale, chiaramente se poi va a aumentare anche la cavalleria con pulegge, scarichi, alberi a came, e questo andrà sempre più in sofferenza. Chiarissimo. In questi casi noi, diciamo, dopo tanti anni di esperimenti, prove con altre marche, alla fine niente, ci siamo visti che Airtech è un prodotto che va benissimo, perché comunque lo montiamo senza dover modificare niente sulla macchina, sono sempre uguali, quindi anche questo è un fattore fondamentale, che io lo compro oggi, lo compro fra un anno, è sempre lui. Sì. Non è una cosa, diciamo, artigianale, che oggi monta perfetto, domani invece magari mi batte sopra il collettore di aspirazione, è storto. No, è sempre identico da ormai noi 6-7 anni che lo usiamo ed è sempre identico. Poi, punto a favore è che nasce già con questo convogliatore di gomma morbida, c'è un'anima in metallo sotto, gomma morbida sopra, che quando noi andiamo a chiudere il cofano appoggia e sigilla, quindi l'aria che entra, oltre al fatto che ha questa specie di labbro frontale che va a chiudere e permette all'aria di non sbattere sulla parte frontale, va tutta sopra e per forza di cose deve passare attraverso l'intercooler, quindi anche questo è un fattore che aiuta, oltre al fatto che la massa radiante, anche come alettatura interna, è migliore rispetto a queste, quindi qua si vede proprio che se fuori, non so, ci sono 15 gradi, andando si vede che la temperatura dell'aria dell'intercooler in aspirazione, magari quando anche si inizia un po' a tirare, è sui 45-50 gradi. Con un intercooler di serie o magari non buono arriva anche a 80-90 gradi, quindi tutto a discapito delle prestazioni. Seconda cosa che da notare, te sei arrivato stamattina che avevi infatti già montato un kit di manicotti in silicone. Ora, il kit di manicotti in silicone, diciamo che possono anche andar bene, però bisogna montarli in una maniera molto precisa, e spesso se possono causare perdita di pressione. In moltissimi casi, anche su vetture che fanno track day oppure anche vetture racing, si va spesso a montare questi, che non sono altro che gli originali. E uno dice: perché monto gli originali in questo caso? Perché gli originali, la risposta è tutta qua, che nascono già con la forma dell'intercooler di serie, che poi viene replicata anche, certo, chiaramente sui maggiorati. Eccolo qua. Quindi, essendo che nasce una gomma già a misura giusta, anche di larghezza, questi spesso sono, infatti vedi, sono molto più larghi, sbordano, e questo facilita le perdite di pressione. Questi sono giusti e perfetti, una volta stretti dalle loro fascette in metallo, non abbiamo nessun tipo di perdita, e questa sembra una cosa assurda, però incide tantissimo su queste tipologie di vetture.
siamo arrivati allo smontaggio della vecchia cam. Abbiamo letto i valori stampigliati e abbiamo scoperto che è una Newman 250-400, una cam che predilige la coppia e i medi regimi, mentre ora andremo ad installare una 272-400, che è una cam che prediligerà la rotazione agli alti regimi e quindi avrà una coppia più alta. Ora stiamo riappoggiando le punterie lato scarico e poi procederemo a montare anche quelle di aspirazione e serrare i castelletti alla coppia prestabilita. Essendo decentrato l'intercooler rispetto al centro della macchina, deve seguire perfettamente il cofano e quindi la gobba che vediamo è corretta. Ci siamo, torniamo sul banco dopo la modifica alle cams. Eccoci qua, abbiamo fatto il test con le cam modificate e l'intercooler modificato, un po' di analisi dati per vedere il corretto funzionamento di tutto e qua i risultati. Qui è una comparativa con la linea più spessa, l'ultima che ha dentro i componenti modificati, e quella più sottile in configurazione come era arrivata prima. Come possiamo vedere, l'andamento della curva di coppia siamo molto simili, perché comunque il volumetrico, la pressione turbo, non è che la pressione di sovralimentazione non si può cambiare se non cambiando la puleggia, però con una piccola modifica di cam e di intercooler, minore temperatura di aria in aspirazione, un pochino più di massa aria ad alti giri, ed eccoci qui la differenza. Ci sono di valore massimo 10 cavalli, siamo passati da 221 a 231, però in alto, a parte la potenza massima dei 10 cavalli in più, abbiamo comunque una linea che è più pulita, più omogenea. Qua per esempio a circa 6300 giri ci sono quasi una quindicina di cavalli di differenza, quindi sicuramente su strada la macchina avrà un notevole... Finiamo la benzina con 95 ottani, ci mettiamo la 100, magari qualche cavallino in più sicuramente uscirà. Sì, 3-4 cavalli. 3-4-5 cavalli, di solito nell'ordine dei 220-230 cavalli li vediamo sempre su R53 volumetrica. Abbiamo fatto un po' di acquisizioni prima, un po' di acquisizioni dopo l'intervento. Abbiamo un abbassamento della temperatura in aspirazione che, grazie all'intercooler nuovo, ci ha permesso di guadagnare qualche cavallo. E a livello poi di meccanica anche le cam hanno aiutato, dandoci un pochino più di massa aria ad alto regime. Un'altra cosa che bisogna fare notare, sicuramente la macchina ha bisogno di un pochino di adattamento. Questo succede sempre quando viene scritto un file modificato, perché tutti i valori autoadattivi vengono ripristinati e quindi ha bisogno di qualche chilometro per poter, diciamo, erogare il meglio di sé. Sicuramente se noi avessimo occasione di provarla tra un 20, 30, 40 chilometri avremmo una curva ancora più pulita e con magari qualche cavallo in più. Un'altra cosa da fare notare: abbiamo spostato il limitatore di giri di 200 giri, perché con questo profilo cam riusciamo a essere efficienti anche oltre i 7000 giri, quindi ne abbiamo approfittato per dare alla macchina quei 200 giri in più che permettono comunque di poter magari stendere una marcia e avere qualche cavallo più in alto, rimanendo in efficienza rispetto a prima, dove la potenza 6700 giri, 6800 tendeva a scendere. Cam vecchia che fino a 3750 giri fa qualche cavallo in più e ha un pelino più di coppia, mentre poi la situazione dai 4250 giri in su si inverte e andiamo a guadagnare da prima 2-3 cavalli, poi diventano circa 5, si passa a 10 fino ad arrivare
a 6250 giri, dove la differenza è di quasi 15 cavalli in più, e comunque anche la coppia migliora in maniera sensibile al pari dei cavalli. Con dei collettori più lunghi, 4 in 1, questo motore qua potrebbe guadagnare altri 7-8 cavalli. Addirittura quando si facevano i racing, che erano dei collettori che avevano il 4 in 1, praticamente dove c'è l'attacco originale del centrale, ecco, quelli lì erano, diciamo, la versione estremizzata dei collettori 4 in 1 classici che si montano sui prestradali. Però lì, ecco, danno il meglio solamente, diciamo, in pista, perché la coppia la spostano anche tanto in alto, però è anche la potenza massima. E lì sulle soluzioni più estreme sono sempre quelli più validi. Anche l'esperienza delle gare ti porta a velocizzare di molto il lavoro, perché comunque lo fai talmente tante volte che anche i ragazzi giù in officina, nel senso, anche magari c'era un problema tra qualifica e gara, quindi smonta, risolve, fai, e quello poi, sì, è vero che sei in ambito racing, alcune cose sono più semplici, c'è meno materiali da smontare, però la manualità che prendi te la ritrovi poi nel lavoro tutti i giorni, perché difatti, come hai visto stamattina, anche Paolo, nel senso, tranquillamente, perché potevi anche bendarlo, sì. E non è che, a volte mi chiamano dei clienti e dicono, guarda, perché l'officina non, magari, non se la sente di montare una cam, perché ma la fasatura com'è, come non è, ma sono cose perché chiaramente l'officina più generica magari non affronta quel problema, certo. Lì, quindi chiaramente la prima volta anche noi eravamo un po' sul chi va là, leggi le istruzioni, controlla i fogli, controlla 20 volte se il montaggio era perfetto, è sempre un po' il timore di sbagliare, però sì, ma infatti è una cosa, però ecco, dopo 14 anni e penso qualche migliaio, ecco. Di mini. Sì, poi tutti noi, io, Paolo, Max, cioè, abbiamo avuto più mini personali, sì. Quindi anche la passione di avere la tua mini, quindi fai qualcosa in più, l'upgrade, cioè praticamente era un evolversi sempre, nel senso, io magari più in ambito del inventiamoci questo per fare questo, in primis di sicuro la passione, che ho avuto la fortuna anche che, diciamo, i ragazzi destri, tipo Paolo per il reparto officina, Max per la parte elettronica, così, che senza la passione non l'avresti fatta, perché poi alcune cose le fai proprio per il gusto, il piacere di farle, ma sai benissimo che poi non le rifarai mai a nessun altro, perché è difficile trovare un cliente che vuole andare verso un percorso che ti porta solo difficoltà e costi. Quindi lo fai per dire, noi siamo arrivati fin qua. Chi c'è è arrivato fin qua? Nessuno al momento, e quindi quella è la soddisfazione personale, e lo fai per passione, ecco. La volumetrica devi guidarla come se fosse un aspirato. Non puoi pensare e dire, ah, però se a 3.500-4.000 giri ho perso 3 cavalli, se a 3.500 giri vai a fare la spesa. Vediamo se siamo sulla stessa lunghezza d'onda di una macchina che è bella da guidare. È una macchina, una 53, quindi a differenza della 56 che è una turbo, ha delle caratteristiche che per un vero appassionato di guida pura potrebbe avere delle cose in più. O sbaglio? Sì, nel senso che tanti ormai si riempiono la bocca pensando solamente ai cavalli. Ma con la turbo faccio più cavalli. Okay. Ma far più cavalli non vuol dire per forza andare più forte. Poi più forte dove? Okay. Sul dritto, cioè, nel senso, bisogna sempre vedere anche quello e poi com'è la guida. Perché te puoi prendere anche un peso 106 aspirato, vai su in montagna e arrivi su in cima con un sorriso fin qua. Sì. E magari fai 115 cavalli. Che okay. Te ora 115 cavalli, dici, ma dove vuoi andare? Ci vado a fare la spesa con 115 cavalli. Quindi l'R53 dalla sua ha che anche con una mini da un Cooper S da 180 cavalli, che ne abbia 200, quello che è, non è che sinonimo di divertimento la cavalleria su quella macchina lì, e ti fai la classica strada di collina che scendi e fai, dici, cavolo, ho guidato una macchinina che è diversa, perché è diversa dalle macchine sportive di oggi, perché comunque sono filtrate tantissimo l'elettronica, già anche l'F56, sì. Se te prendi un John Cooper Works o addirittura una GP3, va che è un missile, il GP3 va veramente forte, c'è una roba che ti inizia quasi a dar fastidio quando sei macchina mappata, quando l'accelerazione ti va un po' oltre ti dà quasi fastidio, però è una macchina,
cioè a tutti gli effetti è come se tu guidassi una Golf GT. Sul dritto va che è una iena, però poi lo senti che è un po' più... a livello di divertimento, se sei fra virgolette un nostalgico, sì. la 53 è una macchina che viene dai primi anni 90 come tecnologia e come filosofia. Addirittura il motore del Chrysler, del Pentagon, l'hanno iniziato a fare nell'82, sì. Quindi è un motore vecchissimo, monoblocco in ghisa. Già l'R56 c'ha il monoblocco in alluminio, un motore molto più leggero, è più moderno. Però ecco, la 53 è proprio, è spartana nella guida, sì. Quindi hai poco, non hai aiuti, hai il DSC che è uno delle proprio regolarmente disinserito, sì. Possiamo, Matte, sfatare questo mito che il 53, che la 53 si rompe molto più facilmente o è meno affidabile della 56? No, praticamente la 53, pur essendo più vecchia, è più affidabile di una 56 che soffre di alcune problematiche note magari a tantissime, che però sono derivate anche da come è stata impostata lei dalla fabbrica, quindi dai primi tagliandi ogni 30.000, da come girava altissime temperature dell'acqua, quindi quelle cose lì l'hanno portata negli anni a essere molto fragile, infatti adesso spesso saltano in aria. Le 53 invece dalla loro hanno che ad oggi sono macchine ventennali, perché le prime sono uscite nel 2001, sì. Quindi ormai siamo over 20, quindi bisogna anche pensare che sono macchine vecchie, cioè come prendo una macchina d'epoca, te prendi una macchina d'epoca non puoi pensare di usare gli stessi tubi, esatto, ma i manicotti dell'acqua, qualsiasi, l'alternatore, una roba anche assurda che dici il motorino del Tergi, dici non va più, la macchina ha 20 anni, quindi c'è proprio questo fenomeno di dire prendo una 53 e me la riporto, te la porto qua, me la riporti al nuovo, quindi dai motori, perché poi tante sono anche a 260-270.000 km, sì, sì, sì. Quindi è difficile trovare una 53 in vendita con 30.000 km, ce ne saranno forse due in Italia, penso, di qualcuno che l'ha tenuta ferma in garage. Oppure magari una GP. Sì, 35, 40. Ma adesso sono salite, sì. Hai visto cosa costa? Mi sento anche un po' colpevole per questa cosa, nel senso cambiare un po' anche il mercato di questa macchina, come è successo pure con la Subaru. La catena, il variatore di fase della 56, altri problemi, poi ci fu dall'N14 e l'N18. Secondo te è stata una scelta fatta perché la 14 dava tanti problemi o c'era da casa madre qualche altra idea? Ma diciamo che lì anche con l'N18 si sono un po' staccati dal motore PSA e l'hanno sviluppato poi in BMW. E c'è sempre la leggenda che dici se ti compri l'N18 non si spacca. È una leggenda. Era in parte vera, ma per un semplice fatto, che le N14 erano più vecchie. Quindi più vecchie, più chilometri, si spaccano prima. Quando le N18 hanno iniziato a essere tante, perché hanno vendute veramente tante, e chilometrate, hanno iniziato a spaccarsi anche le N18. Quindi era vero perché erano più fresche, meno chilometrate, ma poi alla fine... Tu questo lo dici con cognizione di causa, perché tu le vedi entrare 53, 56... F, che quelle che entrano, se non è un regolare tagliando, se non si fanno delle modifiche, le altre sono rotte. O sono con un piede nella fossa. Quindi torniamo un po' a dire che allora meglio le tieni, più durano. I pezzi che hanno un'usura regolare vanno sostituiti perché sono macchine vecchie. Tutte le macchine del mondo vanno trattate, sì, sì, in un certo modo. Però quello che ti regala una 53, perlomeno per la mia esperienza, ma vedo anche in Matte, è qualcosa di unico, perché lei ha un carisma davvero particolare. Una hot hatch, come dicono gli inglesi. Esatto. Che a me personalmente ha rubato il cuore, è bellissima, i tre pedali, il cambio manuale, un telaio bello rigido, si può dire, no? Questa sì, cosa. Sì. Un assetto da paura, una macchina esteticamente che sembra moderna, bella da morire. Anche se ha 20 anni. Anche sì. Se ha 20 anni, quindi sinceramente è una cannonata. Ne ha vendute tante, però vorrei dare un consiglio ai nostri ascoltatori, se nel caso aveste una 53, una 56. Quali sono i primi step da seguire e soprattutto se è necessario all'aumento dei cavalli anche aumentare le prestazioni della frenata, dell'assetto, cose del genere, cioè quindi mantenere quel discorso che facevamo poco fa dell'equilibrio della macchina. Sì, c'è da dividere proprio il discorso fra R53 ed R56. Per l'R53 per esempio ha dei freni inesistenti. Cioè proprio i freni da 53 sono al limite del pericoloso, se vai a farti una discesa in montagna c'è il rischio che
sulla macchina originale, non andando giù come un mondiale rally. Vai giù e al quinto sesto tornante praticamente hai il pedale che va giù. Forza. Finiti. Quindi ecco, i freni sono sicuramente, se uno anche dice voglio fare classica, tipo la preparazione John Cooper Works, la puleggia, la cinghia, con le candele in grado termico, la mappa, ecco, c'è da pensare anche all'impianto frenante. Il primo step si fa, magari se uno non vuole andare a fare robe importanti, si montano i freni dell'R56, perché monta già dei dischi da 2,94 e monta poi delle pinze leggermente più grandi, quindi ti aiutano un po'. Altrimenti poi si passa ai classici John Cooper Works 4 pompanti, che sono ottimi, quelli che montano l'R56 John Cooper Works, oppure Brembo, Appeal Racing, c'è l'imbarazzo della scelta. Tu vendi anche tanti pezzi di ricambio, ho visto online. Sì, che poi non sono neanche tutti, perché poi ovviamente i ricambi, anche quelli originali, l'alternatore, faccio un esempio, oppure se uno non vuol mettere una componentistica aftermarket racing, tipo non so, frizione volano, ecco, quelle ci sono anche i vari step originali che montiamo poi sulle macchine che seguiamo per la manutenzione ordinaria qua in officina, ecco. Per quanto riguarda invece l'ambito R56, i freni nasce già con l'impianto frenante che dicevamo poco prima, che è il 2,94, che è già un buon impianto frenante se abbinato con un olio buono, dei tubi in treccia e una pastiglia un po' più morbida. Però ecco, quella là ha il problema delle temperature. Quella gira a temperature folli, perché se uno lì non c'è l'indicazione della, non c'è niente per vedere la temperatura dell'acqua. Ecco, se uno mette in OBD anche un piccolo strumentino e non lo sa a quanto gira quella macchina, dice ecco, ho fatto fuori il motore, perché vede 109, 110 gradi dell'acqua. Quella purtroppo è nata così. Sì. Quindi ecco, e anche quelle là, come primi step, anche quando si iniziano a ottimizzare un po', si fanno delle modifiche, in quel caso lì, tipo la taratura del termostato in maniera elettronica, perché è gestita elettronicamente, che la portiamo a 85 gradi. Quindi certo, ti trovi la macchina. Quanta gente avrebbe detto voglio fare questa come prima modifica? E proprio siamo qui apposta, perché partendo da lì poi c'è tutto uno sviluppo che possono seguire venendoti a trovare, ma stiamo parlando della sicurezza in primis sulla 50 della frenata, e sulla 56 mi hai parlato di mettere un indicatore che ci dice a quant'è la temperatura dell'acqua. Sì, perché tanti, nel senso, mi chiedono, magari vengono, prendono appuntamento per fare uno step evolutivo e aumentare le prestazioni. Poi arrivano e vanno via e non si è fatto quello. Perché magari arrivano che la macchina ha già dei problemi. Sì. Quindi è impossibile fare un lavoro, si mette più cavalli, perché se te metti più cavalli su una macchina che già magari ti manca qualche colpo, già in piena accelerazione originale, è inutile mettere dentro 20, 30, 40, 50 cavalli, quello che è. Infatti, bisogna prima metterla a posto, esatto. Perché tanti non si rendono conto che la macchina a posto va già molto bene, e tanti non si rendono conto, ma non perché non sono, cioè sono ignari col fatto che hanno preso già una macchina che è già messa male. Quindi per loro è normalità. È come quando magari mi cambi la frizione. Si fa il gruppo frizione nuovo, l'ano, eh? Quando montano sopra fanno, cavolo, ma l'ho comprata che era duro, e per me la frizione era così, l'ho usata per 4 anni. Quindi ci sono tante piccole cose che si chiama ottimizzazione, ma si riporta la macchina a come deve essere, perché tanti magari sono macchine che l'hanno presa negli ultimi anni, ventenni, 25 anni, che prima non ce l'avevano. Quindi quando è nata la macchina loro non sapevano come era da originale, come andava. Beh, da originale andava bene, ovviamente, ragazzi. Quando hanno tirato fuori il progetto nel 2002 avevano colto nel segno, secondo me, una macchinina bella esteticamente e anche molto bella da guidare. Questo video termina qui, vi lascio con queste ultime bellissime immagini. Se il video ti è piaciuto, se è stato utile, iscriviti al canale e lasciami un like. Vi invito anche a seguire GP Garage Italy su Instagram, vi lascio tutto qui sotto nel link in descrizione. E noi, come al solito, ci vediamo nella prossima puntata. Buona Pasqua a tutti!